Quello che dico sempre è che per un videomaker non avere un gimbal è un po' come un amante della cucina che non ha una pentola antiaderente. Ecco, dire che non voglio comprare un gimbal non è proprio vero. Soprattutto nel 2020 sembra che tutti abbiano un gimbal, li fanno di tutti i colori, di tutti i tipi, di tutti i prezzi, di tutte le forme. Ma c'è stata un'epoca dove l'ho avuto anche io il gimbal. Cos'è successo a quel gimbal? È una bella storia. Me l'hanno rubato. Ero a questo matrimonio e mi stavo divertendo molto, veramente molto. E è arrivato il momento in cui dovevo portare tutte le cose in macchina perché ormai era tutto finito. Il piccolo gimbal nella sua valigetta è rimasto lì sul tavolo. E io me ne sono dimenticato. Ovviamente ci sono tornato dopo qualche giorno e nessuno aveva visto niente, sentito niente. Nessuno aveva visto il mio piccolo gimbal in giro. In realtà era colpa mia, il mio piccolo gimbal è voluto fuggire da me. Lo sentiva che proprio non gli stavo simpatico, sentiva che lo odiavo un pochino. Beh, comunque dopo questa bella esperienza ero abbastanza disperato perché non era proprio un periodo rose e fiori e avrei dovuto ricomprarne un altro. Mi sembrava indispensabile avere un gimbal nella mia attrezzatura, ok? Il cane si sente. Vabbè, si sente. Però mi sono detto, lo sai che compralo, ma compralo nel momento in cui ti serve, non fare un acquisto ora, poi magari sta lì 2 mesi senza essere utilizzato. Compralo quando ti serve. E passano i giorni, passano i mesi e ormai sono passati anni e ancora il gimbal ho da ricomprarlo. C'è stata qualche occasione in cui me lo sono fatto prestare, magari per fare una determinata scena che sapevo in cui mi sarebbe servito tantissimo, ma appunto era una scena e comprare un oggetto per fare una scena al mese mi sembrava uno spreco, quindi ancora il momento buono per comprarlo non è arrivato. Ma perché? Direte, ma perché? Il fatto è che il gimbal è un po' scomodo per il mio modo di lavorare. Ho già la CH5 che è stabilizzata, quindi non è che soffro tantissimo questo problema. Però a me piace quel tremolio che dà la camera quando la si impugna. Cioè, mi piace proprio. Tutte le volte che usavo il gimbal finivo per odiarlo, perché non posso mai essere veloce e scattante come quando utilizzo la camera a mano libera. È un'altra cosa, ovviamente. E io ho bisogno di questa velocità, ho bisogno di questa versatilità. Non lo so se anche a voi capita o è capitato, però io mi sento più limitato che aiutato. Questo è. Parliamoci chiaro, ma quanto sono brutti quei video fatti tutti con il gimbal dove è tutto morbido, dolce, fluido, dove non c'è un movimentino, uno scattino, niente. Non lo so, a me non mi piacciono. Cioè, per molte cose, secondo me, è molto più bello e realistico vedere un movimento che può dare, non lo so, uno spallaccio oppure semplicemente a mano libera. Che dà questa sensazione, un po' di movimento, di tremolio. Non lo so, è tutto più realistico, più veritiero. D'altronde i film non si fanno interamente su una steadicam. Ovviamente viene utilizzata nei momenti in cui serve quel tipo di movimento fluido, magari nei piani sequenza. È difficile che vedi un film interamente girato con una steadicam. Però capisco che quell'aggeggino ci faccia sembrare tutti molto più professionali. Pensate che l'altro giorno ero in un set a fare un lavoro di moda per un'azienda di Firenze e quello che mi ha commissionato il lavoro al telefono mi fa: ma tu ce lo hai il gimbal, vero? Sono rimasto un po' così, tipo, no, non mi serve. Boh, me l'ha posto in un modo come se, ok, non hai il gimbal, allora sicuramente verrà un lavoro di me. Cosa che poi è venuta molto bene. Con questo filtrino com'è? Bellino? Mi piace? Andiamo a fare un before e after. Queste sono le cose più interessanti, vedo, oltre che il gimbal. Ora vi porto anche questo video, Before, really, really sharp. Really sharp, after. Leggermente più morbido. Vediamo la luce dietro, guardiamo la luce dietro. Before, after. Ci piacciono, non lo so. Non lo so, come quando i clienti ti chiedono che camera c'hai. Che ti importa che camera c'ho? L'importante è che ti faccio questi tipi di lavori, li faccio con questa qualità, ma che ti importa il nome della camera, di che marca è, di come fa? Non lo so, che bisogna dirgli a queste persone? Non lo so.
Quindi continuerò la mia vita da persona poco professionale per un altro po', finché proprio non sentirò l'esigenza. Oppure probabilmente magari comprerò un Ronin S2 perché è molto bellino, oggettivamente molto bello, e se lo comprerò lo farò per portarlo sul canale, per farvelo vedere un pochino più nel dettaglio, ma dubito che avrò l'esigenza di un prodotto così. Voglio sapere la vostra opinione al riguardo, usate il gimbal, sì, tanto, poco, oppure come me, che non me ne frega niente fondamentalmente se ve l'hanno rubato o meno. E noi ci vediamo nel prossimo video, che probabilmente è prossima settimana, con un bel backstage, veramente bello, ma non vi spoilerò niente e ci vediamo. Ciao! Un po' troppo buio dietro, no no. Tra l'altro, come vedete, ho bruciato il sensore. Guardate. Wow. Vai. Accendo. Ok, così mi può andare.